si sono dati appuntamento su un semplice social network come Facebook e con guanti e sacchi alla mano un gruppo di cittadini fanesi si sono ritrovati a raccogliere i rifiuti lungo le spiagge fanesi. L'ultimo ritrovo domenica 17 marzo lungo Baia Metauro. Quest'idea è nata un po' per caso e visto che io già con una mia amica mentre passeggiavamo per le spiagge raccoglievamo l'immondizia, ho pensato perché non lanciare quest'idea ai cittadini fanesi, e quindi ho scritto un post nella pagina e devo dire che ho avuto subito molte risposte e sinceramente mi ha sorpreso questa cosa e ne sono stata molto contenta, e da lì poi siamo partiti, abbiamo iniziato a organizzarci, decidere le date, i posti, eccetera. Grazie anche a delle collaborazioni, sono stati distribuiti ai partecipanti sacchi per la raccolta dei rifiuti, guanti da lavoro e kit medico per eventuali incidenti di percorso. Oggi la raccolta è forse un po' meno delle altre volte, ma abbiamo quasi raddoppiato gli amici. Noi speriamo che anche gli altri arrivino, perché lo spirito di partire, siamo partiti in 6 e tutto quello che viene è per buono. Fino adesso abbiamo raccolto quasi 600 kg di materiale, comunque io la vedo bicchiere mezzo pieno, è sempre 600 kg di materiale tolto dalle spiagge, poi vedremo dove arriviamo, intanto siamo partiti. Qual è il materiale che avete raccolto di più? Allora, la maggior parte è plastica, e quindi dicendo maggior parte è plastica su 600 kg è tanta roba, perché la plastica non pesa niente. Per arrivare a quello abbiamo lavorato molto, perché soprattutto certi tipi di plastiche si infilano in mezzo agli scogli ed è molto difficile portarli via. Se non lo facciamo noi rimarranno a vita lì. La nostra speranza è di lasciare un mondo migliore di quello che abbiamo trovato. Dall'inizio di questo progetto, i volontari, nel giro di pochi giorni, hanno raccolto tantissimi chili di plastica e rifiuti di altro genere, come bottiglie di vetro, lattine o addirittura biciclette. Ma c'è ancora tanto lavoro da fare, ed è per questo che è importante l'aiuto di tutti per migliorare il bello che ci circonda. Per la prossima uscita, com'è possibile contattarvi? Sì, più che altro attraverso i social. Insomma, una bella iniziativa che combina ambiente e senso civico.